Hai mai guidato una supercar? Guidare una supercar è il sogno di molti, soprattutto di chi non se lo può permettere. Ed ecco che entra in gioco il noleggio. In tanti, infatti, mi fanno la domanda: quanto costa, Nico, noleggiare una supercar a Dubai? Ebbene, rispondere a questa domanda è praticamente impossibile, perché ci sono troppi parametri da definire. Il modello, a volte a parità di modello ci sono dei prezzi diversi, perché magari uno ha un'auto più nuova, un altro ha un'auto più vecchia, c'è chi l'ha pagata di più o di meno, se la noleggi feriale o festivo, se la prendi per un giorno o per un mese. Quindi io non sono in grado di rispondere a questa domanda. C'è un amico che sa rispondere, si chiama Google, quindi se fate una ricerca in Google sicuramente troverete le tariffe aggiornate. Io magari vi lascerò qualche indicazione in descrizione e nei commenti, e magari faremo anche altri video, quindi ricordate di iscrivervi al canale e di continuare a seguirmi sia qui sia in Instagram. Però in questo video voglio comunque condividere con voi alcune utili considerazioni del noleggio delle supercar. Perché noleggiare le supercar in Italia magari non è così semplice. Uno, devi trovare il noleggio che ha a disposizione delle supercar, e magari nella tua città, nel tuo paese, non c'è questo noleggio. Secondo, magari ti chiederanno 1000 garanzie, 8000 carte di credito, depositi cauzionali anche importanti, e questo fa sì che le supercar quindi spesso vengano utilizzate solo per eventi, che so, per matrimoni. Magari ti danno loro il driver, quindi non puoi neanche tu guidarla direttamente. Ovviamente dipende dai casi. Poi ci sono le infrastrutture. Innanzitutto non è così semplice girare per le strade strette della tua città con una supercar, mentre qui a Dubai abbiamo autostrade a 7 corsie. Anche il parcheggio può essere un po' più complesso. Qui invece ci sono praticamente ovunque valet parking con addetti che sono abituati a spostare le supercar. È tutto un po' più semplice. Poi, per dire, se anche noleggi una supercar nel tuo paese, dove ti fai la foto? In piazza con i vecchietti che giocano a carte e i bambini che giocano a pallone? Giusto per usare due luoghi comuni. Quindi Dubai, ma in generale determinati posti, si prestano meglio al noleggio delle supercar. Inoltre, essendo delle auto non dico normali, ma quotidiane, il noleggio è sufficientemente abbordabile. Ti chiederanno 4-5 mila lire, quindi all'incirca 1000 euro di deposito cauzionale bloccato sulla carta, dopodiché paghi il noleggio e vai. Dovrai avere una patente valida, ovviamente. Credo che tu debba avere almeno 21 anni per noleggiare una supercar. Io non lo so, perché ho passato i 21 anni da un pezzo. E lo puoi fare sicuramente anche con la patente italiana. Io ovviamente quando noleggio con la patente degli Emirati Arabi, perché sono residente qui, ma tanti clienti o amici che hanno preso le supercar si hanno potuto farlo tranquillamente con la loro patente italiana. Sicuramente una cosa molto interessante che hanno lanciato qui negli Emirati Arabi è la possibilità di noleggiare a ora, cioè invece di prendere l'auto per un'intera giornata, quindi con costi comunque importanti, tu con alcune centinaia di euro puoi prenderti l'auto dei sogni, farti il tuo giretto, fare qualche foto accanto dei punti iconici di Dubai, Burj Al Arab, il Burj Khalifa, l'Atlantis, la Palma, quello che sia, posti le foto sui tuoi social media e hai realizzato il sogno di una vita. Quindi perché no? Lo puoi tranquillamente mettere a budget in una vacanza. Può essere equivalente ad una cena in un ristorante di livello medio alto. Quindi che altro dire? Se avete realizzato il sogno della vostra vita noleggiando una supercar per qualche ora, mi raccomando, postate le foto e taggatemi. Ma salama. Abbiamo fatto i fighi, ma adesso vado a prendere il taxi, eh.